Il cane mi domanda e non rispondo. Salta, corre per i campi e mi domanda senza parlare. E i suoi occhi sono due domande umide, due fiamme liquide e interroganti. E non rispondo, non rispondo, perché non so e niente posso dire. In mezzo ai campi andiamo, uomo e cane. Luccicano le foglie come se qualcuno le avesse baciate ad una e salgono dal suolo tutte le arance a collocare piccoli planetari in alberi rotondi come la notte e verdi. E uomo e cane andiamo fiutando il mondo, scuotendo il trifoglio per i campi del Cile, tra le limpide dita di settembre. Il cane si arresta, corre dietro alle api, salta l'acqua irrequieta, ascolta lontanissimi latrati, orina su una pietra e porta la punta del suo muso a me come un regalo, tenera impertinenza per palesare affetto. E fu a quel punto che mi chiese con gli occhi perché ora è giorno. Perché verrà la notte? Perché la primavera non portò nel suo cesto nulla per cani vagabondi, ma inutili fiori, fiori e ancora fiori? Questo mi chiede il cane e non rispondo. Andiamo avanti. Uomo e cane, abbagliati dal mattino verde, dall'eccitante vuota solitudine in cui solo noi esistiamo. Questa coppia di un cane bruciadoso e un poeta del bosco, perché non esistono uccelli o fiori occulti, ma profumi e gorgheggi per due compagni, per due cacciatori compagni. Un mondo inumidito dalle distillazioni della notte, un tunnel verde e poi una prateria, una raffica di vento aranciato, il sussurro delle radici, la vita che cammina, respira, cresce, e l'antica amicizia, la gioia di esser cane e di esser uomo, trasmutata in un solo animale che cammina muovendo sei zampe e una coda intrisa di rugiada.